già non c'è più. Per esempio? Allora, cosa avete preparato oggi, bello? Vari aperitivi. Okay, we've got some aperitivi. Aperitivi. Vari aperitivi. E allora, e tu cosa preferisci mangiare? Diciamo il tuo cibo preferito in assoluto. Gnocchi, va? Gnocchi. Anch'io adoro gli gnocchi. Anch'io. Ok. And we represent the foundation, Polis. Polis Foundation. Polis. Properties confiscated in Italy. Cooperatives of young people who are Bye. Allora, eccole qui le cravatte. Qua viene tutto fatto rigorosamente a mano. Ecco, qua vediamo le cravatte, insomma, qua le stavano finendo delle altre cravatte. La parte finale, sì, questa qua è una parte finale, questa viene fatta secondo, ecco, viene anche foderata all'interno dello stesso tessuto. Nel paese per e tutte le stoffe, tutte le stoffe. Una bella collaborazione. È una cosa molto importante. Noi solamente dopo la seconda guerra mondiale abbiamo iniziato ad avere un po' di articoli italiani. Ma non le so. Signore, signore, anche noi la ciao.
queste sono tutte le cravatte quando c'è stato il G7, quando il G7 c'è tutti i presidenti, capite? Sono venuti per non ci credevamo. Invece adesso è ufficializzato. Io volevo... Sì, io ho finito, grazie. Inizio Reale, buongiorno, benvenuta nella nostra amata città, benvenuta all'ambasciatore, anzi agli ambasciatori e a tutte voi e a tutti voi. Ovviamente noi abbiamo molto apprezzato la sua visita, anche per il messaggio che l'ha caratterizzato. In primo luogo andare un bene confiscato alla criminalità organizzata, dove oggi si fa un'importante attività per le fasce deboli della nostra città, una città impegnata tutta contro la criminalità per dare messaggi positivi e di riscatto. E poi adesso qui, in una delle eccellenze della nostra città, come ha potuto osservare con i suoi occhi Maurizio Marinella e tutta la sua squadra. Napoli è tradizione, ma anche innovazione e creatività, come anche Londra e tante città britanniche. Questa è un'ulteriore dimostrazione di quanto è forte l'amicizia tra il popolo napoletano e il popolo inglese, che sono convinto che costruiremo sempre tra di noi ponti di dialogo, di cooperazione istituzionale, di amicizia e soprattutto la cultura grande dei nostri popoli cosmopoliti, che possano includere, accogliere e unire i nostri territori. Quindi, grazie per aver scelto Napoli e speriamo che la nostra città abbia prodotto anche emozioni per questa sua visita in queste ore. Grazie. E poi le do il gagliardetto della nostra città, questo è Napoli, castello, e poi anche noi, questa non è Napoli, è Londra, questa è solo Napoli, però è bello. Stupendo. Da questo lato, grazie. E mi auguro che la prossima volta venga anche mio marito. Molto piacere. Molto piacere. Perché lui adora. Grazie. Lei ha espresso parole di grande apprezzamento per l'accoglienza ricevuta dai napoletani e i complimenti alla nostra città bella. E noi siamo ovviamente soddisfatti del fatto che si scelga Napoli per una visita così importante, anche per il significato. Andare prima in un luogo sottratto alla camorra e restituito ad attività sociali da parte del Comune di Napoli e poi in una delle aziende storiche eccellenti della nostra città come Marinella. Credo che queste visite fanno comunque bene alla città e ci riempiono di orgoglio, perché poi si mostra la Napoli che è, cioè una città molto viva e che accoglie anche una persona così conosciuta con naturalezza e semplicità. Il calore dei napoletani è uno degli elementi di forza della nostra città. È sempre stato storicamente il segreto di questa città. Oggi poi si avverte questa voglia dei napoletani di mostrare la determinazione del riscatto dei nostri territori e l'energia viene colta, perché la prima cosa che ti dicono è proprio questa, l'energia che sprigiona la città, e quindi questo per noi è un elemento importante, perché avendo mille difficoltà
con l'energia riusciamo ad arrivare laddove certe volte non riescono le cose materiali.